Siccità, la consulta regionale degli ordini degli ingegneri lancia un appello sugli aspetti tecnici e sui tempi del programma di interventi, sollecitando l'attenzione del governo regionale e nazionale sui mancati investimenti per le dighe e per la distribuzione idropotabile nell'isola. È sufficiente leggere il piano regionale per la lotta alla siccità redatto dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, spiega Fabio Corvo, presidente della consulta. Per comprendere che la siccità ha semplicemente fatto emergere tutte le lacune oramai patologiche del sistema idrico siciliano. Sono 46 gli invasi realizzati e da completare che consentirebbero la raccolta e il riuso delle acque piovane. Certamente se oggi la Sicilia potesse contare su tutte le dighe già costruite, incomplete e non collaudate, non parleremmo di crisi idrica. Secondo la consulta è assolutamente necessario collegare gli invasi esistenti per evitare che l'acqua venga dispersa a valle una volta raggiunta la capacità massima di invaso. Se non si interviene sull'efficiente funzionamento a causa delle perdite, si continuerà a sprecare una consistente percentuale della risorsa idrica comunque pagata dai cittadini, conclude.